Pace a tutti, ben sintonizzati, ben ritrovati su Radio Messaggio Cristiano, che vi tiene compagnia non soltanto via radio, ma anche, lo sapete già, sul nostro canale YouTube, la nostra pagina Facebook, dove state seguendo di già questa trasmissione, dove potete commentare mentre va in onda. Quindi ben sintonizzati, ben connessi, buon ascolto e buona visione con la pace di Gesù da Radio Messaggio Cristiano. Sono forse un po' senza voce, non ha importanza, l'importante è che tutti respiriamo ed ogni cosa che respira sta scritto nella Bibbia, lodi l'Eterno. E tutti insieme siamo qui riuniti per lodare l'Eterno, per ringraziarlo per tutto quello che ci provvede ogni giorno, non soltanto il pane quotidiano, ma tanto e tanto di più rispetto a tanti altri che purtroppo tante cose non ce l'hanno. E noi dobbiamo ringraziare il Signore per quello che ci dà, pregare per loro e, quando è necessario, quando è possibile, il Signore ci rimette davanti, anche interagire con Dio, cioè aiutare Dio ad aiutare loro, ovvero lasciarci usare da Lui per essere strumenti nelle sue mani. Tutto a lode e gloria del nostro Dio, che ci ha detto: ama il Dio tuo sopra ogni cosa, con tutta la tua forza, la tua anima, la tua mente, il tuo cuore, e il prossimo tuo come te stesso. E siamo qua, alla scuola del Maestro, per imparare sempre di più e per migliorarci sempre di più. E per migliorarci vogliamo insieme andare in preghiera, però prima, per prepararci, ascoltiamo uno o due cantici, non lo so, adesso vediamo insieme.
È giunto al termine il cantico dal titolo Dammi tutti soli. Signore, dammi tutti quelli che sono soli. Dammi di essere te, le braccia tue. Eh sì, se tutti ci lasciassimo usare da Dio, il corpo di Dio, il corpo di Cristo qui sulla terra, che è la sua Chiesa, sarebbe completo, ben funzionante, sano e perfetto. Il corpo di Cristo è perfetto, ma tante volte siamo noi difettosi. E quindi, che occhio invidia che mani invidia che mente invidia che bocca. Ovvero, ognuno di noi abbiamo un compito stabilito da Dio. E non dobbiamo invidiarci gli uni gli altri, ma collaborare, cooperare con Dio per essere le sue membra qui sulla terra e poter aiutare i bisognosi, coloro che sono deboli nella fede, deboli nel corpo, deboli psicologicamente, economicamente, ed aiutarci tutti gli uni con gli altri. Tutti vorremmo un'amica, un amico, no? Però pochi vorremmo essere un'amica o un amico. Lo ripeto, basta cambiare il verbo. Io vorrei avere un'amica, però non vorrei essere un'amica. Capito? Mi sono spiegata? E così non va bene. È bello voler avere una persona amica, ma è doveroso dovere essere una persona amica. Quindi il verbo avere, trasformiamolo in verbo essere e saremo tutti più felici. Del resto è Dio, quando si presentò a Mosè, come gli disse nel pruno ardente qual era il suo nome? L'io sono. E effettivamente sì, non ci avevo mai pensato. Essere è meglio che avere. E davanti all'io sono vogliamo presentarci tutti insieme in preghiera. Grazie Signore, grazie, grazie per questo giorno di vita, per quest'altro tempo già trascorso, fra una trasmissione e l'altra, fra un incontro e l'altro. Grazie fra ogni inculto e l'altro e ogni diretta anche. Grazie per la tua presenza, grazie per l'incoraggiamento che ci dai e largisci sempre più fede, speranza e amore dentro di noi, perché sono le tre cose vitali che durano per sempre e che ci aiutano a vivere una vita sana, santa e serena, in armonia con te, con il creato e con tutti i fratelli e le sorelle. Grazie Signore, tutto questo proviene solo da te e solo con il tuo aiuto possiamo averlo. E siccome non sappiamo quali siano veramente i nostri bisogni e quelli degli altri, noi ti preghiamo appunto per i nostri bisogni e quelli degli altri, che tu li conosci benissimo e tu sai come intervenire al momento giusto. Grazie, perdonaci i nostri errori, proteggici sempre, preservaci sempre dal male, dalla tentazione. E ti preghiamo che ogni periodo difficile possa essere più facilmente superabile. Ogni carestia, ogni pestilenza, ogni guerra ed ogni cosa che è scritto che accadrà. Grazie. Possiamo fare veramente sempre la tua volontà, affinché, come tu hai promesso, affinché la nostra gioia sia completa. Grazie ancora a Gesù nel tuo nome, grazie ancora Signore Dio nel nome di Gesù. Amen. Ispirato da un passo biblico, dal profeta Osea, ascoltiamo «Ma ti amerò di più», ed è quello che il Signore Dio e il Signore Gesù diranno e dicono a tutti noi in questo momento. Perché diranno quello che stanno dicendo a noi in questo momento. Grazie.
Adesso mettici il tuo nome in questa frase. Abbiamo ascoltato un cantico che spesso ascoltiamo, ispirato da un passo tratto dal libro del profeta Osea, dal titolo Ma ti amerò di più. E parlerò al tuo cuore, ti ho raccolta, ti ho vestita come una regina, dice il Signore a tutti i suoi figli. Mi è venuto in mente l'abito delle nozze. Quando, come sta scritto nella Bibbia, quell'uomo alle nozze non fu trovato con l'abito adatto e fu sbattuto fuori. Ma noi, come abbiamo appreso più volte dai culti e dalle dirette la domenica mattina, abbiamo capito che quest'abito ce lo sta confezionando il Signore. Ce lo confeziona perfetto, pulito, su misura.
A livello spirituale, ovviamente. E come lo fa? Lo fa ammaestrandoci attraverso i culti, le dirette, attraverso i calendari ogni sera. E se noi ci lasciamo ammaestrare, passo dopo passo, ecco che quest'abito da nozze, per quel giorno in cui ci saranno le nozze dell'agnello, ovvero il ritorno di Gesù sulla terra, che è l'agnello di Dio, il re dei re, avremo tutti il nostro abito confezionato su misura, ben pulito e stirato. Senza bisogno di fargli prendere aria, di doverlo lavare perché ci sono batteri, germi, virus, un abito pulito, perfetto, purificato dal sangue dell'agnello. E mi è venuto in mente, per capire meglio, la storia di quell'uomo che non aveva l'abito adatto per le nozze e che fu sbattuto fuori, che alcuni, per le loro nozze, più che altro le spose, mi è stato detto, e poi mi sono ricordata che questo l'avevo sentito dire, decidono il tema che per il loro matrimonio, ovvero mi ricordo di qualcuno che aveva stabilito i 7 colori dell'arcobaleno, quindi le damigelle, gli invitati dovevano indossare abiti dei 7 colori dell'arcobaleno, colori pastello, qualcun altro le 4 stagioni e così via. Quindi gli sposi avevano stabilito un tema, un colore, un tema in cui tutti gli invitati, le damigelle e i testimoni dovevano prendere parte, a cui dovevano prendere parte e vestirsi in quel modo, altrimenti il loro abito non sarebbe stato adatto a quelle nozze. Così, tempi moderni, tanti anni fa forse questo non c'era, però è anche una cosa originale, carina, però questo ci fa capire ancora di più la storia delle nozze dell'agnello, quando quella persona non indossava l'abito adatto e fu sbattuto fuori. Se lo sposo decide che alle sue nozze bisogna vestirsi in un modo, bisogna vestirsi in quel modo, punto e basta. E noi, grazie a Dio, ci vestiamo in quel modo se ci sforziamo di farci modellare da lui, ok? Detto questo, questa piccola parentesi, vogliamo riascoltare il cantico Ma ti amerò di più, ma visto che questa trasmissione è su internet, ce lo ascoltiamo in spagnolo per abbracciare, per far partecipare tutti coloro che parlano questa lingua. Más te amaré por siempre. E prima di ascoltare il cantico, voglio dirvi perché in questo periodo non so quanti si devono sposare o laureare o fare feste di compleanno o altro. In verità, davanti a Dio, nessuno mi ha detto riguardo ad un matrimonio, ad una laurea, ad un 18esimo, una tale cosa. Perché magari qualcuno pensa, guarda, gli hanno detto di me, di mio figlio, di mia figlia. Assolutamente in verità no, soltanto con qualcuno, tra parentesi, così, casualmente, si è parlato di questo fatto, dei compleanni, dei matrimoni, delle lauree, eccetera, ok? Dico in verità, perché non vorrei che qualcuno dice, guarda, raccontano i fatti miei in giro. Assolutamente, se qualcuno sta facendo questo tema, amen, io ho soltanto voluto, come l'ho capito meglio io, rendere partecipi tutti coloro che state ascoltando in questo momento. Bisogna avere l'abito adatto alle nozze, anche perché tanto tempo fa ho letto da qualche parte, o mi hanno raccontato, non ricordo, che ai tempi di Gesù, perché lui raccontava le parabole, le storie in base a cose che veramente succedevano, così chi ascoltava capiva meglio, ovviamente non è che si inventava le cose. A quei tempi davvero gli sposi, non so se era lo sposo o i suoi genitori, decidevano un tema, il modo in cui si dovevano vestire proprio tutti gli invitati alle nozze, era proprio così, e chi non aveva quell'abito adatto, e anche se era invitato, poi comunque veniva sbattuto fuori. Quindi Gesù spiegava tramite questa usanza di quei tempi, che poi a quanto pare è così anche per alcuni oggi, una cosa originale,
carina caratteristica, in base all'assenza di due tempi, ecco, Gesù spiegava questa cosa materiale, la riportava poi per fare capire le cose più grandi, quelle del cielo, quelle spirituali. Beh, spero di essere stata chiara e nessuno me ne voglia. Tanti auguri a chi si sposa, a chi fa il compleanno, a chi si laurea. E andiamo avanti lodando il Signore. Adesso ascoltiamo Masta Amere por siempre, cantato in spagnolo appunto. Buon ascolto a tutti. Per chi ci segue da poco tempo, addirittura per la prima volta, voglio leggere quello di cui ho parlato poco fa, tratto dall'Evangelo di Matteo capitolo 22, ovvero la parabola delle nozze. E Gesù, riprendendo la parola di nuovo, parlò loro in parabole dicendo: il regno dei cieli è simile a un re, il quale preparò le nozze di suo figlio e mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Di nuovo mandò altri servi dicendo: dite agli invitati, ecco, io ho apparecchiato il mio pranzo, i miei vitelli e i miei animali ingrassati sono ammazzati ed è tutto pronto, venite alle nozze. Ma essi, non curandosene, se ne andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. E gli altri, presi i suoi servi, li oltraggiarono e li uccisero. Il re allora, udito ciò, si adirò e mandò i suoi eserciti per sterminare quegli omicidi e per incendiare la loro città. Disse quindi ai suoi servi: le nozze sono pronte, ma gli invitati non ne erano degni. Andate dunque agli incroci delle strade e chiamate alle nozze chiunque troverete.
quei servi usciti per le strade radunarono tutti coloro che trovarono cattivi e buoni e la sala delle nozze si riempì di commensali. Ora il re, entrato per vedere i commensali, vi trovò un uomo che non indossava l'abito di nozze. E gli disse: «Amico, come sei entrato qui senza avere l'abito di nozze?» E quegli rimase con la bocca chiusa. Allora il re disse ai servi: «Legatelo mani e piedi, prendetelo e gettatelo nelle tenebre di fuori. Vi sarà il pianto e lo stridor dei denti, poiché molti sono chiamati, ma pochi gli eletti». Ancora oggi il Signore non ci vuole mettere paura, ma ci vuole invitare alle sue nozze. Ci dice di prepararci l'abito, ci rassicura che Lui lo sta preparando, ci dice soltanto di lasciarci modellare per poter indossare perfettamente quest'abito. Beh, tutte noi, se fossimo invitate a delle nozze, che faremmo noi sorelle? Che faremmo? No, la parrucchiera, il trucco, comprare scarpe nuove, come prima cosa. La prima cosa che diciamo, almeno in Sicilia: «Ma le mia mi mettere a dieta!» Dai avanti, l'hai detto pure tu. Orso per bacco, devo mettermi a dieta, traduco per quelli del nord. Allora Gesù che fa? Ci mette a dieta? Assolutamente no. Lui però ci modella in modo che possiamo entrare benissimo in quell'abito e, ripeto, lo fa attraverso la trasmissione dei culti, attraverso ogni sera il calendario di Radio Messaggio Cristiano e attraverso le dirette della domenica mattina. Lo fa per amore nostro e per la sua gloria e quindi noi vogliamo lasciarci modellare da Lui. Aspetto Gesù, alzo gli occhi lassù e guardo il cielo. So che ritornerà per noi, come ha promesso il Signore. Non sono degno, però so che l'incontrerò per il suo amore. Guardo alla croce soltanto perché diede la vita per me. Sì, faccia a faccia vedrò com'è il Signore nel suo splendore ed io sarò nelle stanze gloriose del cielo, lì l'incontrerò. Lui mi guida ed ancor lo farà, a casa mi porterà. La sua opera che ha cominciato in me la compirà un giorno. Guardo alla croce soltanto perché Gesù morì per me. Sì, faccia a faccia vedrò com'è il Signore nel suo splendore ed io sarò nelle stanze gloriose del cielo, lì l'incontrerò. Questo cantico che sta per terminare si intitola Aspettando Gesù. Lì l'incontrerò.
adesso ascoltiamo un cantico cantato in chiesa durante il culto. Il suo titolo è Sia il senso del mondo svanito. Abbiamo ascoltato Sia il senso del mondo svanito, un cantico cantato in chiesa. Adesso, prima di passare all'ascolto dell'ultimo cantico, voglio ricordarvi i nostri dati. Innanzitutto il nostro numero di telefono, che è 349 64 11 232. E poi vi ricordo che potete ascoltare i nostri culti, appunto per lasciarci tutti modellare, per avvicinarci sempre di più a quell'immagine e somiglianza di Dio. I nostri culti ogni martedì e venerdì sera via radio, ma anche sul nostro canale YouTube, la nostra pagina Facebook. Vi ricordo, cercate Radio Messaggio Cristiano ogni martedì e venerdì sera. Ed inoltre la domenica mattina alle 10:15 c'è la diretta del fratello Nino, quindi il messaggio di Dio in diretta, che potete seguire via radio sulla nostra frequenza. Ma anche questa in diretta sul nostro canale YouTube e la nostra pagina Facebook, ripeto, ogni domenica mattina alle 10:15, preceduta un po' prima dalle vostre richieste, che potete farci pervenire a questo numero. E così, con questa scusa, ve lo ricordo anche: 349 64 11 232. Ed ogni sera sulla nostra pagina Facebook il calendario di Radio Messaggio Cristiano, dei versetti che mese dopo mese il fratello Nino sorteggia sotto preghiera, prega con la guida dello Spirito Santo, sorteggia anticipatamente tempo prima. E poi, infatti, all'inizio di ogni mese, testimonianza ne è che lui mette a disposizione di tutti l'intero foglio, appunto, dell'intero mese, per poter essere scaricato e stampato. E ogni sera il Signore gli dà un messaggio relativo al versetto da Dio stesso scelto. E anche tramite questi versetti, questi messaggi, noi cresciamo, magari non ce ne accorgiamo.
ma noi cresciamo. Ce ne accorgiamo quando sbagliamo, magari che beh, c'è tanta strada da fare, però ce ne accorgiamo col tempo, insomma, no, non ce ne accorgiamo, credo proprio di no. Però lasciamoci annaffiare, concimare, podare dal Signore, anche se è brutto, anche se è difficile, ce la faremo. E un giorno ci ricorderemo anche di queste parole, ci ricorderemo di tanti culti, di tante dirette, di tanti versetti e commenti di calendario, e insieme, in quelle nozze dell'agnello, ci abbracceremo. E quindi, adesso ascoltiamo l'ultimo cantico. Stiamo ascoltando, come già detto, l'ultimo cantico, il suo titolo è Consacrazione. Vivo in te, la mia vita sia in sacrificio a te. Vivo con te, la mia esistenza sia lode. Ricordo che tramite la nostra frequenza Radio Messaggio Cristiano continuerà a tenervi compagnia per tutta la giornata. Quindi ci sentiremo più tardi, Dio piacendo. Sacrificio a te. Vivo con te. La mia esistenza sia lode a re. Ma sul nostro canale YouTube, la nostra pagina Facebook, ci sentiremo la prossima volta. E vi ricordo anche le trasmissioni per i più piccoli e per i più giovani, quelle con Manuel, Samuel ed Elisabetta. Tutte per dare gloria, come dice questo fratello che canta, al Re dei Re. Con la nostra sigla Alzo gli occhi ai monti, sulla quale vi ricordo ancora una volta il nostro numero di telefono 349 64 11 232 per richiedere i cantici che avete ascoltato in questa trasmissione, ma anche quelli che li ascoltate durante le trasmissioni di Samuel, Manuel ed Elisabetta, oppure delle trasmissioni dei culti o le dirette.
e le vostre richieste vanno in onda, che possono essere anche passi biblici o musiche, tutte che ascoltate in queste trasmissioni su internet, su YouTube e Facebook, vanno in onda, dicevo, ogni domenica mattina, 20 minutini prima della diretta del Fratello Nino, intorno alle 10:10 circa. Quindi ci sentiremo la prossima volta su YouTube e Facebook, ma più tardi a Dio piacendo via radio. Pace a tutti dunque da Radio Messaggio Cristiano, buon ascolto e buona visione.